Sì, va. Bene, possiamo cominciare allora. Io vi porto il saluto di Coppa Alleanza 3.0 e ringrazio tutti i presenti e le presenti per la partecipazione a questa interessante serata e passo la parola subito all'apertura dell'incontro da parte di giovani attori che faranno delle letture, e queste giovani attrici, per la verità, più che giovani attori, sono della scuola di teatro Galante Garrone. La prima ad intervenire sarà Agata. Kabul. Questa storia comincia con una telefonata una settimana fa. Barbara, mi fido di te. La prima cosa che penso è che quando qualcuno ti dice così, in genere c'è in ballo una fregatura. Ma non è questo il caso. Anzi, dall'altro capo del cellulare c'è Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia. Mi spiega il problema e mi mette in contatto con una collega, Alessandra Fabretti dell'agenzia Dire, che mi chiede, visto che sto per partire per l'Afghanistan, se posso verificare la situazione di quattro bambini che potrebbero essere in pericolo a Kabul. Forse sono chiusi in una stanza, forse non hanno cibo, forse sono soli e spaventati. La richiesta di aiuto arriva dalla zia in Olanda, una donna analfabeta ma abbastanza preoccupata da metterci tutti un po' in stato d'allerta. Con Andrea e Alessandra ci coordiniamo, ci scambiamo messaggi. La loro apprensione diventa anche la mia. Ieri, dopo un lungo viaggio, sono arrivata in Afghanistan, un paese in piena crisi umanitaria, sociale ed economica, un paese dove 23 milioni di persone, su una popolazione di 38 milioni, hanno bisogno di assistenza umanitaria. Un paese dove la società civile è stata cancellata e le donne vivono intrappolate nelle loro case. Si parla di 1 milione di bambini a rischio morte per fame, malnutrizione a livelli mai visti. E mentre i talebani negano la crisi e puntano il dito su quel marcio che c'era prima, sperando che l'Occidente li riconosca, cerchiamo di andare a vedere cosa succede a quattro bambini dall'altra parte della capitale in periferia. C'è una bufera, tutto è bianco e sebbene la neve di solito con il suo fascino copra i difetti di una città, qui invece sembra esaltarli. Con le sue strade scivolose, le mendicanti coperte dal burka sedute nella neve, gli uomini vestiti troppo leggeri con al massimo il loro pato, il mantello di lana avvolto sulle spalle. La neve cade sulle bancarelle di verdura, offusca i vetri delle macchine, sbianca i veli delle donne che si affrettano con le borse della spesa. Dopo un'ora di viaggio non ci sono più palazzi, ma le tipiche casette con le mura che uniscono diverse stanze e un cortile, dove vivono più famiglie spesso legate tra loro. Ci lanciamo per vicoli e salite, piano piano, cercando di vedere tra i fiocchi di neve, mentre a Digol, un uomo sulla trentina ci accompagna a casa sua. Attraversiamo un cancello, un pezzetto di terra innevato ed entriamo in una stanza nella quale veniamo investiti dall'odore del fumo della legna bruciata dalla stufa al centro. Piccoli pezzetti di legna che però sono troppo umidi per scaldare veramente. Intorno ci sono quattro bambini che ci guardano incuriositi, ma senza troppo interesse. Non sanno che per un giro di passaparola partito dall'Olanda e passato per l'Italia, siamo qui per loro. Buonasera a tutte e a tutti, io sono Susanna Zaccaria. È un grande piacere essere qui stasera. Io sono qui in veste di presidente di Casa delle Donne per non subire violenza, che è il centro antiviolenza aperto a Bologna dal 1990, che aiuta, sostiene, accoglie tutte le donne che ritengono di subire una situazione di violenza o prevaricazione e che quindi ci chiedono aiuto
per avere una prospettiva di vita completamente diversa. Il mio compito stasera, molto molto importante, è dialogare con Barbara Schiavulli, che abbiamo qui, a cui sto proprio per dare la parola, che è una giornalista che per tanto tempo si è occupata e si occupa ancora di Afghanistan, come avete visto dalla locandina. Il significato di questo incontro è ragionare sulla situazione delle donne afghane, caduta nell'ombra per motivi altrettanto drammatici, però insomma abbiamo visto che non se ne parla più e invece non ce lo possiamo proprio permettere. Sono temi su cui non possiamo perdere l'attenzione, perché sappiamo bene che situazioni stanno vivendo. Poche persone probabilmente riusciranno a chiarirci meglio di quello che invece Barbara Schiavulli farà, perché conosce molto bene il territorio e ci spiegherà molto bene qual è la situazione. Prima però di passarle la parola, ci ha fatto l'onore di essere al nostro incontro stasera l'assessora del Comune di Bologna, Roberta Licalzi, che ringrazio veramente tanto, e le chiedo se ha piacere di portare un saluto, poi dopo iniziamo. Grazie, ricomincio. Buonasera a tutte e tutti e grazie per essere qui così numerosi e numerosi. È molto importante, come ha appena detto Susanna Zaccaria, che ringrazio, con la quale ho condiviso 5 anni intensi, molto belli, mentre io ero consigliera comunale e lei era assessora ai diritti e alle pari opportunità. Per 5 anni appunto in comune abbiamo approfondito tanto questi temi, sui quali, come ha appena detto, non bisogna mai abbassare l'attenzione, a maggior ragione in un momento come questo. Sono qui per ascoltare e ringrazio Barbara Schiavulli, è la prima volta che la sentirò parlare in diretta e di persona, quindi sono davvero curiosa di ascoltare dalla sua grande esperienza sul campo. E ringrazio e saluto l'amica Susi Realti, che ha portato il saluto di Coppa Alleanza, perché è importantissimo il lavoro che abbiamo fatto in tutti questi anni anche con Coppa Alleanza su tantissimi temi che riguardano le donne. Questa sera leggo 2 parole che sono diritti e coraggio, 2 parole, 2 concetti, 2 valori alti per i quali penso che il Comune di Bologna faccia quotidianamente moltissimo, ma come detto non bisogna mai fermarsi, perché è troppo importante non solo continuare a tenere alta l'attenzione, ma anche occuparsene a livello istituzionale ogni giorno. Quindi davvero grazie, e grazie anche a voi per la prima lettura che ho ascoltato con commozione anche per le successive. Grazie davvero e buon lavoro. Grazie assessora. A questo punto non si può esimere, perché è qui apposta per noi, Barbara Schiavulli. Grazie davvero di essere qui a portare il tuo lavoro. Intanto buonasera a tutti. Mi avete caricato di una responsabilità di far capire quello che sta succedendo in Afghanistan, che non so se sono capace di soddisfare, ma farò del mio meglio. Intanto volevo presentare il brano che avete ascoltato. Questa è la prima parte di 3 parti del primo pezzo che ho fatto in Afghanistan tornando un mesetto fa. Io seguo l'Afghanistan da 20 anni, dal 2001, quando sono crollate le Torri Gemelle, e da quel momento in poi ho raccontato la storia dell'Afghanistan quasi ogni anno, andandoci 1-2 volte. Adesso negli ultimi 6 mesi sono stata ben 3 volte. Non è l'unico paese che seguo, ma sicuramente il paese che in qualche modo ho amato di più, forse perché è un paese dove non ci sono mezze misure: o lo si ama o lo si odia, o si vive o si muore, o si soffre o si è felice, o si ride o si piange. Io sono specializzata, faccio questo mestiere da 25 anni e sono specializzata in Medio Oriente e Centrasia, però ho fatto anche delle cose in Africa, delle cose in Sud America. Ho la fortuna di essere una di quelle giornaliste che si trova sempre, per qualcuno sarebbe una sfortuna, ma per un giornalista no, di essere sul posto quando succede qualcosa di tremendo, che giornalisticamente però funziona. Lo faccio da giornalista indipendente, quindi tutte le volte che io sono stata in questi paesi, e perché ho deciso di andarci, perché ritenevo ci fosse una storia utile per le persone
che avevano il diritto, qui stasera parliamo di diritti delle persone a cui vengono violati, ma aggiungerei anche il diritto delle persone che devono sapere cosa succede nel mondo, che hanno diritto di avere accesso alle informazioni e alla conoscenza. Perché una delle cose che spiego, stamattina ho passato 2 ore e mezza a parlare in una scuola a 600 ragazzi, e sono contenta di essere tornata in presenza, alcuni erano online ma alcuni erano in presenza, è stato spiegare quanto sia necessario conoscere cosa sta accadendo nel mondo, perché altrimenti non si può cambiarlo. E in questo momento, dove c'è un mondo comandato da uomini pressoché bianchi e pressoché vecchi, è necessario che i giovani comincino a darsi una mossa, perché loro, gli anziani, chi comanda non ha futuro e non gliene importa probabilmente niente di quello che succederà tra 20 o 30 anni, perché non ce li hanno. Invece i ragazzi oggi devono cominciare a preoccuparsi per quello che sarà il mondo in cui loro dovranno vivere, e quindi li ho un pochino provocati. Sono anche lieta di tutti gli uomini che ci sono qui, questa massa, no, ce ne sono 3, va bene lo stesso. Purtroppo la questione ancora delle donne sembra una cosa che riguardi solo le donne. Invece con Susanna credo saremmo d'accordo che il problema delle donne sono spesso gli uomini. E quindi c'è un grande lavoro da fare su di loro. Mentre le donne, quando gli viene detto che hanno dei diritti, ovviamente capiscono subito e fanno quello scarto necessario per poter migliorare le loro vite, spesso non viene fatto con gli uomini. Gli uomini vengono lasciati indietro, vengono, probabilmente nei nostri paesi è più facile perché c'è un accesso migliore, nei paesi in guerra soprattutto e nei paesi magari di estrema povertà tutto questo è molto difficile. Se poi si aggiungono le tradizioni, le religioni, a volte persino la politica, diventa ancora più complicato. Secondo me, poi vi farò vedere anche delle foto, e quello che mi piacerebbe anche dimostrare stasera è quello con cui dicevamo prima, è che la violenza sulle donne non è qualcosa che succede solo in Afghanistan. Sì, succede ad alto livello in Afghanistan, il 90% delle donne oggi in famiglia subisce violenza, che è una cosa altissima, però la subisce anche qua. Solo che lì probabilmente se ne parla anche di più, forse lì le donne hanno meno vergogna di parlarne che qui. Noi su Radio Bullets, che è una testata giornalistica che io ho fondato con altri colleghi che fanno esteri, abbiamo comunque riservato uno spazio che parla di donne, e c'è un'associazione che ha un rifugio e che ha una casa sicura per le donne, che fa dei podcast, devo dire fatti benissimo, che racconta le storie di queste donne, donne italiane, non solo, perché subiscono anche violenza donne straniere che stanno qui, però bisogna parlarne, bisogna continuare a parlare delle donne afghane, bisogna parlare delle donne qua, bisogna far sapere che siamo tutti nella stessa barca, che aiutando noi, aiutando loro, ci si aiuta tutta a vicenda. E a questo mi collego anche alla migrazione. Adesso c'è una guerra devastante in Ucraina, non è più devastante di quello che è successo in Afghanistan e non è più devastante di quello che sta succedendo in Siria oggi, sta succedendo in Yemen, sta succedendo nel Tigray, sta succedendo in Birmania, sta succedendo in altri 36 paesi nel mondo. Solo che adesso siamo fagocitati, e posso anche capire perché, da quello che sta succedendo in Ucraina, facendo un pessimo lavoro di propaganda spesso, mandando colleghi che non sono assolutamente preparati e raccontando e facendo una narrazione che, a secondo di chi è utile, viene fornita. La gente, io sfido chiunque ad averci capito qualcosa di quello che sta succedendo in Ucraina, sfido chiunque anche ad averci capito qualcosa di quello che sta succedendo in Yemen, in Siria, in Egitto, che è un posto in pace ma dove ci sono 60.000 prigionieri politici, in Arabia Saudita, che è un posto in pace ma se uno scrive un post su Facebook finisce in galera, in Iran, che è un posto in pace ma dove ci sono migliaia di persone in galera solo per quello che dicono, o donne perché si tolgono il velo. Per capire quello che succede, per capire un posto, bisogna anche capire tutti gli altri. Quando la gente si meraviglia di un ospedale che viene bombardato,
che fosse vuoto o pieno non ha importanza, un ospedale che viene bombardato, io mi chiedo perché nessuno si è meravigliato quando i russi hanno fatto la stessa cosa in Siria più volte, perché non si l'hanno già fatto. Quindi o non si sa e siamo colpevoli di non sapere, o non si è voluto sapere, oppure gli ucraini ci piacciono di più dei siriani e allora siamo razzisti. Perché non si sa cosa sta succedendo in Yemen, quando le armi gliele abbiamo date noi ai sauditi, quando le abbiamo fatte passare attraverso il nostro territorio? E cosa succederà con le armi che stiamo regalando e mandando in un altro paese quando la guerra finirà? Le riconsegneranno le armi? In mani di chi finiranno queste armi? E chi combatte continua a combattere. Questa è un'altra cosa che ho imparato in questi 25 anni di lavoro. L'ISIS, Al-Qaeda, sono tutti prodotti necessari alla lobby delle armi, agli interessi di altri paesi, a tutti quelli che sono coinvolti nelle guerre. Altra cosa, e poi torno perché tendo a fagocitare, ma sono cose che io ritengo necessarie sapere, perché altrimenti non riusciamo neanche a decidere o che opinione farci. Poi ognuno può avere la propria, naturalmente, ma uno deve avere a disposizione anche tutti i fatti, non solo una versione. Altra cosa che io cerco di insinuare nei ragazzi è il senso critico, che secondo me è il lavoro più importante che si può fare in una scuola. Altra cosa è, con grande piacere e soddisfazione sento l'Europa dire: accogliamo tutti i profughi ucraini, le nostre porte sono aperte, porte che però quando si aprono sbattono contro altri rifugiati che sono lì da settimane, da mesi, e che nessuno ha detto facciamoli entrare. O si decide di salvarli tutti, e io spero l'Ucraina sia un precedente perché questo accade. Se non accadesse, noi siamo delle brutte persone. E spero anche che questo faccia sì che le persone che affogano, le persone che chiedono aiuto, le persone che sono in fuga, perché la guerra è uguale dappertutto. Quando uno bombarda una casa, sta bombardando una casa, non sta guardando se è musulmano, se è cristiano, se è bianco, se è nero, se è donna, uomo, se è disabile, se è abile, se è un bambino, se è un vecchio. Quindi o diventiamo persone migliori, e quindi le accettiamo, o decidiamo che non è possibile aiutarli tutti e allora non facciamo le guerre. Si può scegliere, continuiamo a fare le guerre e accogliamo tutti quelli perché ne siamo responsabili. Detto questo, ritorno alla storia precedente, che è divisa in tre parti ed è una storia che è diventata un po' simbolo del lavoro che adesso ho fatto in Afghanistan. Devo fare un piccolo passo indietro, però non ti voglio togliere. Tu interrompimi. La mia storia in Afghanistan e la storia moderna dell'Afghanistan comincia quando gli americani nel 2001 subiscono l'attentato delle Torri Gemelle. A quel punto colpiscono, qualcuno dovevano colpire, perché 2000 morti era qualcosa di devastante sia moralmente che per tutta l'opinione pubblica americana, e pensano che la cosa migliore da fare è colpire l'Afghanistan, che di fatto non c'entra niente. L'Afghanistan non ha avuto nulla a che fare, anzi la maggior parte degli afghani neanche sapeva cosa fossero le Torri Gemelle. In quel momento governavano i talebani, gli stessi che sono di nuovo oggi al governo, alcuni sono proprio le stesse persone di 20 anni fa. Era un paese chiuso, era un paese distrutto da una precedente guerra civile, da una precedente guerra quando c'erano stati i russi, che sono stati sconfitti grazie all'aiuto degli americani. Era l'epoca della guerra fredda. Il paese era devastato, arrivano i talebani che sono nati per combattere contro i russi, una creazione americana e pakistana per sconfiggere i russi, che verranno sconfitti. Poi, sconfitti i russi, gli americani se ne sono fregati e loro hanno preso il paese. Per 5 anni hanno governato
facendo quello che stanno rifacendo ora in modo un po' più sofisticato, ma di fatto è quello. Le donne non vanno più a scuola, le donne non possono più lavorare, per il bene loro le donne devono stare a casa, non possono uscire se non con un marito, se mettono smalto gli tagliano le dita, se escono da sole le frustano, se parlano con un uomo le lapidano. Questa era la condizione, non ci potevano essere più foto, più sport, più film, più musica, la stessa cosa che sta succedendo oggi, 20 anni dopo. Arrivano gli americani, Bin Laden viene ospitato dai talebani e gli americani dicono: se non ci date Bin Laden, che era l'ideatore dell'attacco alle Torri Gemelle, noi vi bombardiamo. I talebani dicono: per noi l'ospite è sacro, e gli americani bombardano, che di fatto per la maggior parte degli afghani è una benedizione, nonostante ci saranno poi più o meno 100.000 morti in Afghanistan nei successivi 20 anni, 4.000 morti se non di più americani, quindi molti di più di quelli che erano morti nelle Torri Gemelle, soldati italiani, soldati spagnoli, soldati francesi, insomma tutti hanno subito questa guerra. Di fatto però, mentre si è continuato a combatterla sempre, mentre gli americani, gli italiani costruivano l'esercito afghano, cercavano di costruire uno Stato, dove hanno commesso tanti di quegli errori, dove hanno portato soldi, hanno corrotto persone, lo hanno reso un paese completamente difettoso, perché il paese non l'hanno voluto neanche conoscere. Hanno detto: esportiamo la democrazia, dovete fare modello nostro, l'Italia è andata a parlare di giustizia, quell'altro è andato a parlare di economia, in un posto che viveva in tutt'altro modo e che forse avrebbero dovuto ritagliare sulle loro usanze e tradizioni. Non doveva essere la Svizzera. Feci un'intervista al presidente afghano qualche anno fa, fu la sua prima intervista, feci la prima intervista al mondo dopo che era stato eletto, e gli chiesi, e molti si stavano lamentando della corruzione, era un paese molto corrotto, e gli americani si lamentavano, tutti si lamentavano, e lui mi ha detto: sai Barbara, pretendono che noi siamo la Svizzera, non potremo mai essere la Svizzera, al massimo possiamo essere gli italiani. Fece una battutona, ma chiarificava qual era la posizione in quel momento. Era un macello, ed era un macello che è stato creato. L'unica cosa che per 20 anni ha sempre funzionato, e anche prima, l'Afghanistan è il maggiore produttore di oppio al mondo, che significa il maggiore produttore di eroina al mondo, che significa che, se parli di criminalità, sono bravissimi. Quello, guerra, catastrofi naturali, non si è mai fermato per nessun motivo, e gli americani non hanno mai neanche pensato di attaccare la droga in Afghanistan, perché sapevano che era l'unica risorsa per molte persone, per i coltivatori di papaveri, di quello campavano. Se tu non gli offri un'alternativa, vuol dire farli morire, e quindi nessuno ha sradicato, anche perché non ti puoi mettere contro le mafie, non ti puoi mettere contro i trafficanti, non ti puoi mettere contro tutto. Arriviamo a oggi, ovvero l'anno scorso. In tutti questi anni, nonostante tutto il peggio che ci sia stato e c'è stato, nel frattempo però si è creata una società civile, soprattutto nelle grandi città. Una società civile fatta soprattutto da donne. Per gli uomini era più facile, perché comunque potevano, erano liberi di fare. Le donne se lo sono dovute conquistare. Per una donna decidere di andare in bicicletta è stata una conquista, a volte col sangue, a volte con le pietre che le venivano tirate. Prendere la patente a Kabul, oggi ci sono 500 donne che potrebbero guidare, ma non possono più farlo da agosto. Per loro è stato una vittoria che noi neanche ci immaginiamo. Il poter prendere la macchina, essere indipendenti, andare a prendere altre donne per portarle a fare il loro lavoro. Oggi non si possono neanche più lavorare, quindi il problema non si pone. L'anno scorso, con Trump, cominciano gli accordi, cominciano i negoziati di Doha. E succede però un'anomalia: se tu fai dei negoziati, di solito i protagonisti sono le parti in causa. Se adesso ci sono dei negoziati in corso tra l'Ucraina e la Russia, c'è il rappresentante russo e il rappresentante ucraino.
Invece lì i negoziati erano tra gli americani, che erano in teoria quelli che sostenevano il nuovo governo e l'esercito locale, e i talebani, quindi il nemico. Il governo afghano è stato completamente lasciato fuori, e per chi conosceva quel paese significava, sapevamo tutti che quella era la condanna a morte del governo. Quindi noi già un anno prima avevamo capito che la situazione sarebbe precipitata. Intanto i talebani continuavano a raffare terra, soprattutto nelle province, e a conquistare territorio con grandi battaglie. Qualcuno dice che gli afghani non hanno combattuto. Gli afghani hanno combattuto per 20 anni. Poi l'ultimo momento, quando i comandanti corrotti sono scappati, quando gli americani sono usciti e non hanno avuto più le spalle coperte da nessuno, un soldato, se non gli dai gli ordini, non è in grado di combattere. E questo è quello che è avvenuto. Arriviamo a giugno. I talebani sono un po' dappertutto, ma non ancora davanti alle grandi città. Io torno in Afghanistan, non ero stata per 2 anni, anzi forse 3, perché c'era stato il Covid, quindi non si poteva più viaggiare. A giugno c'è uno spiraglio, quindi torno per raccontare questa società civile come si preparava a questo cambiamento. Gli Stati Uniti avevano detto che si ritiravano l'11 settembre, data simbolica della caduta delle Torri Gemelle. E allora per 3 settimane io vado in giro a incontrare giornaliste, avvocatesse, politiche, scienziate, magistrate, attiviste, per cercare di capire cosa sarebbe successo della loro vita. Ancora si era allegri, sì sì, i talebani arriveranno, ma noi resisteremo, sì sì, ormai quello che abbiamo guadagnato nessuno ce lo può più togliere. C'erano ragazze che erano andate alle Olimpiadi, c'erano ragazze che erano andate a studiare all'estero, c'erano perfino delle giocoliere del circo che erano venute a esibirsi in Italia. C'era movimento, c'era un paese, c'erano artisti, intellettuali, attivisti, c'era una band di rock metallaro, c'era una crew di break dance. Quindi sì, qualcosa cambierà, però non può andare tutto male, può andare tutto male. Non esistono diritti scontati, un diritto non è detto che resti per sempre, la storia afghana lo racconta. Su questo, Barbara, aggiungo solo una parola, perché io mi occupo di diritti delle donne da 20 anni e penso di aver avuto l'occasione di dire 100 milioni di volte: mi raccomando, attenzione, tutto quello che abbiamo guadagnato non è scontato, ne abbiamo parlato tantissime volte. Se pensiamo che la legge italiana, che più volte è finita davanti alla Corte Costituzionale con delle richieste di modifica, è quella dell'interruzione volontaria di gravidanza, noi tutte le volte, no, ci aspettiamo dei cambiamenti. Ecco, a sentire quello che stai raccontando, visto che ci eravamo riproposti di fare dei parallelismi, mi viene la pelle d'oca, nel senso che da noi è diventato quasi un modo di dire, no? Attenzione, cioè una cosa che ci diciamo per condividere anche l'importanza di tante conquiste che sono state fatte, ma se quando Barbara dice dobbiamo capire bene il mondo e tutti i paesi per capire che ci sono situazioni che si possono verificare anche da noi, cioè questo è un esempio veramente drammatico, ma pensiamo a cosa potrebbe capitare anche da noi e come reagiremo noi se domani arrivasse qualcuno che ci dice che non possiamo più guidare, che non possiamo più studiare, che le nostre figlie non possono più andare a scuola. Insomma, questo è veramente molto indicativo di un mondo possibile. Boh, speriamo di no. E la cosa peculiare era che neanche loro ci credevano fosse possibile. Loro erano convinte che i talebani sarebbero entrati nel governo, certe cose si sarebbero ridotte, qualcosa sarebbe cambiato, ma tutto sommato sarebbero stati inclusi all'interno di questa nuova società. Non è andata così. Io prendo, quindi torno, racconto, tra l'altro faccio un giro in taxi con queste ragazze, che è tassiste, perché c'è una ONG italiana, tra l'altro, che si chiama Nove Onlus, aveva fatto questo programma che si chiama Pink Shuttle,
e delle tassiste donne andavano a prendere altre donne, costava 2 lire, per aiutarle a farle uscire, per creare indipendenza, emancipazione. Quindi c'era la parrucchiera che andava a prendere tutte le dipendenti, e era diventato un servizio molto noto in Afghanistan, anche perché una donna che guida in una città di 5 milioni di abitanti la noti. Ed erano anche divertenti perché mi raccontavano, abbiamo fatto questo giro dove tutti ti fissano, e dicevano all'inizio gli uomini le vedevano guidare e colpivano il cofano del furgoncino con i pugni. Poi ha detto col passare del tempo si sono abituati e alla fine gli uomini hanno accettato. A volte basta il perseverare e l'abitudine, che alla fine diventa una cosa quasi normale. Alla fine, quando facevano una grande... io ho capito che stava cambiando la situazione quando, dopo che ho fatto una manovra, mi hanno applaudito. A quel punto stava cambiando, e parliamo di piccole cose, veramente guidare per noi è la roba più semplice del mondo, ma non guidano ancora in Arabia Saudita, non si guida in tanti posti. Quella è una forma comunque di emancipazione, perché rende le donne indipendenti, che è tutto quello che gli altri non vogliono. Tra l'altro c'era una di queste tassiste, chiacchieravamo, e c'era una bambina, la figlia di una, che di 6 anni, e gli ho detto che cosa vuoi fare da grande, e lei in perfetto inglese, perché oggi le ragazze, soprattutto oggi fino a giugno nelle città le ragazze andavano tutte a scuola, nelle campagne non è cambiato niente. Come era prima, come oggi, è rimasto sempre uguale, ma nelle città è cambiato molto. E gli ho chiesto cosa vuoi fare da grande, e la bambina mi ha detto la tassista come la mamma, che è carina. 20 anni fa, quando c'erano i talebani, ti avrebbero risposto solo la dottoressa o la maestra, perché questi sono gli unici lavori consentiti a una donna, e lo sono di nuovo oggi. Quindi la differenza è che le ragazze che sono nate in questi 20 anni, che sono andate a scuola, che hanno 20-25 anni e non hanno conosciuto il dominio dei talebani prima, mentre le donne prima che si sono trovati i talebani erano analfabete, non avevano diritti, venivano fuori da una guerra fratricida, si sono adattate subito. Queste qua sono cresciute pensando che se avessero lottato avrebbero potuto fare qualsiasi cosa, nonostante la guerra, nonostante la fatica, nonostante i talebani che erano dietro come nemici, che erano quelli che mettevano le bombe, erano quelli che si facevano esplodere nelle scuole. Ma nonostante quello, se fossero state brave e forti, ce l'avrebbero fatta. Vanno via gli occidentali e loro si sentono tradite, si sono sentite abbandonate, e questo me l'hanno detto in tutte le forme: perché ci avete lasciato, perché avete permesso, perché ci avete detto che io posso diventare una pilota, perché ci avete detto che io posso diventare un magistrato, perché ci avete detto che io posso aprire un ristorante se voglio, e adesso invece sono chiusa a casa. Questa è solo colpa nostra, perché se tu dai diritti e dici alle persone di avere dei diritti, devi anche avere la forza di garantirglieli. Altrimenti è inutile farle sognare, perché adesso una ragazza di 20 anni, al terzo figlio, con 4 fratelli disabili, sposata a un analfabeta povero, perché lei è una mano con un problema, quindi non è una donna da marito di quelle perfette, quindi l'hanno data via al primo che passava. Lei però ha studiato, e lei mi diceva, e io cercavo un po' di confortarla, era incinta, era lì per partorire, lei piangeva mentre io le parlavo, e mi diceva, e le dicevo, ma insegna ai tuoi figli a leggere, insegna, e lei diceva, io non insegnerò mai i miei figli a leggere, perché se leggi sogni, e noi non possiamo permetterci di sognare. E ovviamente a me veniva la pelle d'oca. Però questa è la situazione oggi. Dico, aggiungo solo una cosa che io ho saputo appunto guardando il lavoro di Barbara, che mi tocca insomma personalmente in maniera molto forte. I talebani hanno chiuso tutte le case dove venivano accolte le donne che in qualche modo intraprendevano, in maniera simile a come accade da noi, percorsi di uscita, di emancipazione, per sottrarsi alla violenza dei mariti. E hanno riportato a casa le donne. Cioè, questa cosa a me fa venire gli incubi. Io penso al fatto che Casa delle Donne gestisce 5 case rifugio,
che sono sempre piene. L'anno scorso abbiamo ospitato 116 tra donne e bambini. Io mi immagino questa scena, che è dei peggiori incubi, in cui arriva una specie di esercito, quello che può corrispondere a un esercito, che le prende una a una e le riporta a casa. Se penso agli sforzi che si fanno per proteggerle, per in questi percorsi, anche al coraggio che loro ci mettono, cioè mi viene molto da pensare a quello che ha appena detto Barbara, cioè il fatto che tu apri una porta, prometti, dici guarda che è molto faticoso, devi essere molto coraggiosa, ma c'è una fine, e poi arriva uno, ti prende e ti riporta a casa da quello che è il tuo persecutore, cioè ti fa iniziare da capo, poi sicuramente non meglio di prima, ecco, perché immagino che rientri, che possono essere stati. Ecco, questa è una cosa su cui io personalmente non avevo riflettuto, che invece guardando il lavoro di Barbara ho capito, e insomma penso che sia veramente qualcosa che non possiamo non tenere ben presente. Una di queste attiviste che aveva queste case sicure ha detto che le donne nel momento in cui hanno dovuto chiudere erano pietrificate. Ha detto l'idea di dover tornare dai propri carnefici gli impediva quasi di parlare. Sono tornate. Quindi io faccio questo lavoro a giugno, prenoto un aereo per il 16 agosto, non sta piovendo, vero? Prenoto un aereo il 16 agosto perché dico vado un po' prima della data dell'11 settembre, dove se ne vanno tutti gli stranieri, per essere lì nel momento in cui accadeva la storia. Allora, ad un certo punto però la situazione precipita. Il 14 agosto invio un messaggio al cugino del presidente afghano, un WhatsApp, e gli dico il presidente se ne va, e lui mi risponde non oggi, che significava che sarebbe andato via il giorno dopo, avrebbe lasciato il paese. Quindi, e io non sono lì. Penso a tutte le persone che conoscevo, a tutte le donne che ho raccontato, agli uomini, alle persone che si sono impegnate, e io ero a casa con la mia valigia pronta, perché nel momento in cui il 15 agosto il presidente lascia il paese e arrivano i talebani in città, nella capitale, a Kabul, che cade senza che un colpo venisse sparato, il paese si chiude. I voli sono tutti cancellati, le banche sono chiuse, i confini sono chiusi, nessuno entra e nessuno esce. Nel frattempo però continuava il ritiro delle truppe internazionali, ed era previsto dal ritiro delle truppe internazionali che un tot di persone, circa 300-400 per quanto riguardava l'Italia, di traduttori afghani che avevano lavorato per i militari, fossero evacuati. Persone che per i talebani sarebbero stati dei traditori e che quindi avrebbero ucciso, quindi li si portava fuori per salvarli. In quel momento però a Kabul scatta il panico e l'Occidente si sente in colpa che il paese sia precipitato in questo modo solo per il fatto che l'Occidente era andato via. E quindi, non, a dire la verità, forse non sapremo mai neanche perché o come questo è accaduto, si è aperta una finestra. Alcune persone sono state contattate e hanno detto se conosci qualcuno in pericolo di vita, quindi sono stata contattata pure io, stiamo facendo un elenco di persone da far evacuare. E abbiamo detto quante persone? Tu dacci tutti i nomi che hai. Come dai tutti i nomi che ha? Tutte le persone della società civile che ci viene in mente, e io, altri colleghi, tutti quelli delle ONG. Le ONG ovviamente sono uscite tutte, tranne quelle che facevano lavori sanitari, ma tutte quelle che si lavoravano per l'empowerment delle donne hanno distrutto tutto, hanno cancellato tutti i nomi, non doveva più comparire un dipendente, sono entrati, hanno fatto tabula rasa di tutto per non farli trovare i talebani. Quindi tutte queste dipendenti, quelle che lavoravano per il governo, le artiste, le magistrate, le soldatesse, le poliziotte, le autiste, tutte quelle che pensavano bisognava tirarle fuori. E quindi abbiamo cominciato, sono stati i successivi 14 giorni più terrificanti, credo, dei miei 20 anni in Afghanistan. E non ero neanche in Afghanistan, ero a casa, in salotto, con la valigia,
che con altre ragazze io ho ricevuto centinaia di chiamate di donne e così tutti gli altri che ci lavoravano, che piangevano, che chiedevano aiuto, ci stanno uccidendo, ci stanno picchiando, fateci uscire, non ci abbandonate. Non c'era più giorno e non c'era più notte. Tutte le persone che siamo riuscite a contattare le abbiamo messe su questi voli. In 2 settimane l'Occidente ha tirato fuori 150.000 persone, di cui 5.000 sono venute in Italia. Ma non erano che una goccetta. Il problema è tutte quelle che sono rimaste. Sono tutte quelle che sono sparite perché sono chiuse in casa. Sono tutte quelle che ogni giorno continuano a piangere e ogni giorno ricevo messaggi di qualcuno che mi dice: io non ce la faccio più, mi uccido. Aiutami a far qualcosa. Io cosa le posso dire? Il governo italiano non dà più visti, il governo italiano non fa più niente. La parentesi si è aperta il giorno che alla fine d'agosto c'è stato l'attentato all'aeroporto. Ma il problema non è stato tanto tirare fuori queste persone, è stato farle arrivare all'aeroporto. Donne sole, con i talebani in città, ve la ricordate la marea di gente? L'aeroporto assaltato, queste donne che erano sulle liste, che dovevano attraversare l'aeroporto, questa fiumana umana, passare nelle fogne, attraversare il cancello presidiato dagli americani. Tu dovevi dirle: esci di notte. C'è una donna che conosciamo che si è tenuta il figlio disabile, ragazzino, non bambino, ragazzino, per 3 giorni in spalla per attraversare, gente che passava la notte in mezzo, le donne poi uomini non stanno mai troppo vicini, lì erano tutti ammassati facendosi la pipì addosso perché non potevano uscire da quella fila, se no perdevano il posto, schiacciate, picchiate, donne incinte. Quando entravano, e spezzo una lancia a favore dei carabinieri del Tuscania che erano lì, io non sono stata mai molto gentile verso i militari anche quando li ho raccontati, ma in quel caso hanno fatto un lavoro di aiuto incredibile. Sono usciti dal cancello a volte per afferrare, tirare fuori dalla massa di persone quelle che erano nelle liste. Ovviamente avrebbero dovuto tutti poter uscire, avremmo dovuto dire: le porte sono aperte per tutti. Ovviamente no, però non si può svuotare un paese o far fuori tutti quelli, bisogna non arrivare a queste condizioni. C'è il grosso attentato. Il grosso attentato, 170 persone muoiono, 13 marines americani che sono al cancello, l'attentato è dell'ISIS. Che cosa succede? Lì si blocca tutto. Noi dobbiamo capire come entrare a quel punto, come raccontare le donne che non hanno più voce. E allora riusciamo, solo i giornalisti, i confini sono chiusi, non ci sono più voli, però a un certo punto scopriamo una crepa nel sistema. Dall'Uzbekistan, che è un paese che confina a nord, si poteva passare, facevano passare solo i giornalisti. È un viaggio che è durato 3 giorni perché lo devi passare fisicamente, non c'è un aereo, devi fartela a piedi, macchine, pezzetti, e poi 9 ore tra le montagne per arrivare a Kabul, in un paese che non conoscevamo più. Perché è vero che io ero andata a 20 anni, ma 20 anni dove non c'erano i talebani, dove i talebani erano il nemico. Adesso i talebani erano sui mezzi degli americani, con le divise della polizia, erano quelli che facevano la sicurezza, non si sapeva bene a cosa, perché erano loro quelli contro cui si faceva sicurezza. Arrivo a Kabul a settembre con un fotografo e cominciamo di nuovo a cercare tutte le persone che non eravamo riuscite a mettere sugli aerei, che comunque non sarebbero mai saliti sugli aerei, e raccontiamo questa depressione, questo shock, questo abbandono. E intervisto una delle poche attiviste a cui è stato permesso di tenere un centro antiviolenza aperto, ce n'erano 200 a Kabul, ma lei era talmente mediaticamente esposta, lei è stata dichiarata dal Time nel 2021 una delle 100 persone, non donne, quindi uomini e donne, più influenti al mondo, ed essendo così esposta i talebani non la potevano colpire perché noi tutti siamo andati sistematicamente a intervistarla.
perché se tu la facevi parlare, se il mondo sapeva che lei esisteva, i talebani non avrebbero potuto farle niente. Mentre tutte le altre avevano dovuto, erano state costrette a chiudere il centro, lei che aveva stracciato il suo passaporto americano, avrebbe potuto andare via, ha detto io resto perché 20 anni ho nutrito le mie ragazze con le bugie degli americani, quindi se devo morire, morirò qua. E lei è ancora là. E nessuno, i talebani gli hanno preso la macchina, fanno irruzione nel centro e dice quando arrivano la notte le ragazze sono ragazze che hanno subito violenza, quindi quando gli arrivano una massa di uomini armati gli viene un colpo. Ma lei non molla e va avanti. Quindi ho raccontato questo, ho raccontato le ragazzine che non potevano andare più a scuola, perché la prima cosa che hanno fatto è stata dire dopo i 12 anni non vanno più a scuola. Quindi una crisi umanitaria, sociale e politica. Chiuse le frontiere, chiuse le banche, sanzioni dagli americani, i soldi non circolano più. Questo si trasforma in una crisi economica. Una crisi economica devastante. 24 milioni di persone sono accreditati ad avere i pacchi alimentari del World Food Program su 38 milioni, cioè la maggior parte, 97% della popolazione al di sotto della soglia di povertà, 1 milione di bambini a rischio morte per malnutrizione, 10 milioni malnutriti. Per la prima volta le madri vendono le figlie più piccole per poter sfamare gli altri bambini. Traffico di esseri umani, traffico di bambini, traffico di organi, traffico sessuale in aumento. E in più arrivava l'inverno. Un inverno a Kabul sono 2000 metri, arriva a meno 15, meno 20, 5 milioni di sfollati senza case, non c'è riscaldamento perché nessuno paga le bollette all'Uzbekistan, i talebani non hanno i soldi. Il paese crolla, le Nazioni Unite diranno che è la peggiore catastrofe umanitaria in questo momento al mondo. E allora che fai? A gennaio decido di tornare, perché bisognava raccontare quello che stava succedendo non solo alle donne, ma a tutti a questo punto. E il diritto principale è quello di sopravvivere, di poter continuare a vivere. Quindi tutti gli altri passano in secondo piano perché c'è bisogno di salvare la popolazione civile afghana. E a quel punto io ricevo quella telefonata di cui avete sentito il primo pezzo, ovvero l'UNICEF chiama me per dirmi prova ad aiutare questi 4 ragazzi, va a vedere come stanno. E io so che è una goccia nel mare, però lo faccio, prendo e vado. E ripeto, io non ho un giornale alle spalle, ho una testata giornalistica che ho creato io con altre persone. Io uso i miei soldi, uso i soldi delle persone che ci fanno donazioni per fare buon giornalismo. Oggi, adesso mi ha scritto un amico di Rai 2, un inviato molto bravo, e mi ha detto, non, siccome te ne accorgerai, ma c'è uno che dall'Ucraina sta facendo collegamenti. Questo per me, quello che ha fatto i collegamenti, è uno, non è neanche un giornalista, è robaccia che viene data in pasto a voi. E lui mi diceva, cosa possiamo fare per fermare questo? Lo fanno parlare solo perché rappresenta una linea, italiano questo qua, solo perché è lì, ma non sa in realtà niente, ma tanto la gente non lo sa. Lui era furioso perché lui è un inviato ed è bravo. Sono furiosi anche tutti gli altri, i miei colleghi che lo conoscono, noi lo chiamiamo il giornalista di Comedy Central, perché è una barzelletta, però questo sta, adesso era sulla Rai, ieri ha fatto un collegamento da Radio 24, sta dappertutto perché il padre è molto amico di persone influenti, non è giornalismo. E a me questo fa paura, motivo per il quale io mi stacco e decido di fare giornalismo come penso sia giusto per le persone. Non è perfetto, perché non ho i mezzi della Rai o delle grandi testate, però con quel poco che posso fare cerchiamo di farlo. E devo dire, quando poi la gente ci conosce, ci sostiene anche, perché vede che noi perlomeno ci proviamo. E quindi adesso passerei alla seconda parte della storia, che è divisa in 3 parti, che ha un inizio, un'evoluzione e poi una fine,
perché questi bambini, questi quattro bambini, probabilmente sono il simbolo di questa missione che ho fatto adesso in Afghanistan. Sono tornata da poco e ad aprile ritorno, perché volevo raccontare, se prima ho raccontato la società civile, quindi quelle voci che non si sentono più, volevo raccontare le voci che non si sentono mai, quindi i bambini, quelli nei campi sfollati, i tossicodipendenti, i disabili, i malati mentali, tutti quelli che se vivono in uno stato normale vengono presi, curati, accuditi, le donne che subiscono violenza, i centri antiviolenza, se invece vivono in uno stato non normale, finiscono in alcune situazioni terribili. Dopo, se riesco, vi faccio anche vedere delle foto. E quindi la storia di questi bambini diventa il simbolo di questa missione. Quattro bambini su 38 milioni di persone, però quelli erano i bambini che noi abbiamo in qualche modo conosciuto. Adigol non è un uomo di molte parole. Era nelle forze speciali, ha tre figli suoi e una moglie. Con la presa del potere da parte dei talebani, lui si è dovuto adattare e ora vende scarpe usate in un negozietto del paese. Se la giornata è buona, riesce a guadagnare fino a 100 afghani, ovvero 83 centesimi. Ma spesso nessuno compra niente. Due mesi fa camminava per il quartiere e ha visto i quattro ragazzini che andavano a zonzo, tre sorelle e un fratello. Non è bene che dei bambini vadano in giro da soli, è pericoloso. Sentenzia come probabilmente farebbe chiunque. Quello che ne fa un uomo diverso dagli altri è che prende i bambini, se li porta a casa e comincia ad accudirli. Il padre è un tossico. La madre è morta, la sorella più grande è stata rapita, hanno dai 6 ai 12 anni e hanno già visto troppo nella loro vita. Il padre la sera si affaccia nella stanza, dorme con i figli e la mattina se ne va a cercare l'oppio, che gli serve a sopportare una vita che molti afghani non riescono ad accettare. Ha provato a disintossicarsi, ma alla fine è fuggito dal centro. Fa lavori che gli consentono di comprare la roba, ma non riesce a badare ai bambini. La madre, invece, è morta 5 anni fa. Era una sera di Ramadan, eravamo a casa e lei è uscita un attimo. Ci racconta Nazani, 12 anni. Poi ci ha detto che era meglio che uscissimo, anche noi, perché in casa faceva troppo caldo. In quei giorni talebani ed esercito combattevano dalle loro parti e lei ha fatto in tempo a uscire per vedere la mamma crivellata da 3 proiettili che l'hanno scaraventata a terra. Nazani ha un viso tondo, gli occhi che si accendono mentre parla, ma che si spengono di nuovo non appena finisce. Sotto al vestito si intravede un ustione che sta guarendo, dovuto alla stufa. Nessuno di loro sa leggere o scrivere, nessuno va a scuola. Il vicino dice che la scuola è gratis, ma servono libri, penne, vestiti, e loro non hanno nulla. In un angolo di quella stanza, sporca ma dignitosa, annerita dal fumo, c'è una montagnola di stracci, la fine di una bottiglia d'olio, qualche pentola. È tutto quello che hanno. Vorremmo una vita migliore. Nazani, che significa una vita migliore? Andare a scuola, avere caldo, mangiare. E il cuore un po' si stringe. Chi è Arzu? È nostra sorella, a 14 anni. Era lei a badare a noi. Ad agosto, quando sono arrivati i talebani, hanno fatto irruzione nella stanza dove stavamo. Ci hanno visto soli, hanno visto Arzu e hanno detto che non doveva stare lì, che doveva sposarsi. L'hanno presa con la forza e l'hanno portata via. Da allora non se ne sa più niente. Quando il padre è tornato, la sera,
è andato a pezzi. Poi, qualche giorno dopo, per strada, hanno incontrato De Gaulle, che li ha presi con la sua famiglia. Intanto continuiamo un po', ma vorrei anche farvi vedere delle foto, perché secondo me, al di là di quello che racconto io, è importante anche vedere le facce di queste persone. Intanto vi faccio vedere, io lo chiamo di solito il vicino, che è il signore qua che ha preso i bambini. Questi sono i bambini. I bambini sono le due ragazzine con i vestiti uguali, una col velo nero e una al verde. La ragazzina col velo azzurro in testa e il bambino maschio dietro, gli altri due sono i figli del vicino. Ovviamente questa storia mi serviva per poter raccontare poi tutte le altre storie, storie di persone che vivono in un paese che è ormai diventato completamente inaccettabile per un genere. Adesso ve le faccio scorrere. Qua eravamo in un presidio clinico dove stavano vedendo i bambini malnutriti, molti poi verranno mandati in ospedale e le madri spesso non li vogliono portare in ospedale perché non hanno i soldi per andare in ospedale, quindi le medicine costano. E questa dottoressa gli stava spiegando, qui eravamo a Herat, tra l'altro c'è Medici Senza Frontiere ed è gestito da un'italiana. E gli diceva: vai lì che ti danno le medicine gratis. Questo è un bambino di più di un anno e sembrava che avesse 10 mesi come sviluppo fisico, e spesso quando sei malnutrito ne risente poi anche lo sviluppo mentale. In ogni caso, un bambino disabile diventa un problema in più per famiglie che sono già povere. Qui siamo invece in un centro di sfollati, un posto dove ci sono circa 55.000 persone, la maggior parte sono bambini, mamme, bambine, madri vedove, perché molti uomini sono morti nei combattimenti, e oggi le vedove non possono più lavorare, motivo per il quale non hanno più soldi per sfamare i figli. Questa era la distribuzione del cibo del World Food Program. E adesso anche le Nazioni Unite, a causa della mancanza della circolazione dei soldi, le banche sono chiuse perché ci sono le sanzioni, non riescono a pagare quelli da cui comprano il grano per fare i pacchi, quelli da cui comprano l'olio, perché non hanno il cash. Io adesso che sono andata a settembre, diverse ONG mi hanno dato, ho fatto la postina, portavo soldi di quelli, soldi, tu che vai, puoi portare questo, ho portato un blocchetto d'assegni che doveva firmare uno, ho portato dei documenti a un altro, un'associazione delle donne per la pace della sezione di Padova mi ha dato più o meno 1.000 euro e ha detto: usali, quando vedi qualcuno che ha veramente bisogno e che tu puoi dargli una mano, perché per sfamare una famiglia per un mese, una famiglia almeno 6 figli, quindi 8 persone, bastano 100 euro al mese, però le devi fare avere. Adesso non c'è neanche modo per mandarli e non ci sono più le ONG, anche se adesso alcune, tipo prima vi ho nominato 9 Onlus, sta riattivando però programmi di emergenza, quindi per sfamare le famiglie, non più quelle di emancipazione delle donne. Questa è la Barbara, storia. Ti interrompo, sì, un attimo, scusami, mi viene una riflessione, diciamo, collegata a quello che dicevi prima rispetto invece alle donne che sono venute qua. Sì. Quindi quelle che siete riuscite a far uscire, perché come tu dicevi avevano lavori, cioè sono uscite persone con, sì, delle qualifiche anche. Mi chiedevo se tu hai anche contatti con persone che sono qui, cioè se si riesce in qualche modo anche a mantenere contatti con le famiglie, perché è un'altra parte chiaramente molto importante anche per chi è costretto a scappare. Ma molte delle persone che sono arrivate qui sono entrati nel programma rifugiati, quindi seguono un percorso. Per loro è stato leggermente più facile, anche perché molte parlano anche inglese, quindi sono facilitate, molte no. Sono giovani, sono sveglie, alcune sono attrici, sono
atlete, sono avvocate, quindi persone che avevano una professione che rappresentano anche una risorsa per noi. Il nostro compito adesso è preservare questa parte di società civile che magari un giorno potrà tornare, anche perché un giudice che arriva qua, sì è vero, le abbiamo salvato la vita, però non ha più il ruolo che aveva prima, è una signora nessuno che si ritrova a essere un numero in mezzo a tante altre persone. Ed è sconvolgente, non solo, a casa hanno lasciato tutti, tutta la loro vita, tutto il loro ruolo, tutte le persone che amavano, tutte le cose che amavano sono rimaste indietro, quindi hanno avuto traumi su traumi. Io alcune sono in contatto, perché alcune erano anche amiche, sono diventate amiche negli anni, altre, devo dire, sono state accolte, perché poi le hanno sparse su tutto il territorio, e sono state accolte dalla comunità, anche perché devo dire nel caso afghano abbiamo fatto una narrazione, quei pochi che siamo andati, che comunque la gente ha una percezione verso soprattutto le donne afghane di solidarietà. Quando arrivano delle ragazzine sedicenni, diciassettenni, la gente è predisposta ad aiutarle. Io adesso nelle scuole mi chiedevano: ma come possiamo metterci in contatto con ragazze della nostra età, parlare con loro, magari portarle fuori a Messina? Ci sono quattro afghani e la comunità, loro hanno ripreso gli studi e la gente la domenica li invita a pranzo, uno da una famiglia, uno dall'altra, quindi si sta creando comunque queste comunità che aiutano. A Vicenza ci sono quattro cicliste, perché c'è una campionessa mondiale vicentina degli anni 90 che è riuscita a tirarne fuori quattro, perché lei ha fatto la prima gara per donne qualche anno fa in Afghanistan e c'erano un gruppetto di cicliste, gli aveva fatto avere tutto l'equipaggiamento, le biciclette. Quando è arrivato il momento in cui i talebani pensano la bicicletta sia una roba sessuale, che quindi gli tirano le pietre, le ha fatto uscire. Adesso a Vicenza organizza con i ragazzi di Vicenza delle passeggiate in bicicletta, delle gare, le fanno, c'è e ce ne sono sicuramente anche Bologna di afghane e di ragazzi e di mamme e di bambini, anche perché molte sono venute coi bambini. Ci sono meno maschi in questo caso, ma ci sono anche dei maschi, ci sono dei giornalisti, ci sono dei traduttori, ci sono degli artisti che siamo riusciti a far uscire, che sono riusciti altri a far uscire. Quindi, ed è una comunità forse un po' più semplice con cui interagire, perché hanno un livello intellettuale anche molto alto. Quindi non sono delle persone che già arrivano con un background difficile, erano delle persone che hanno avuto una vita difficile, se la sono combattuta, alcune hanno vinto, perché la regista adesso, che era la presidente in Afghanistan del film della società di produzione statale dell'Afghanistan, adesso insegna a Roma all'Università di Cinema. Quindi sono anche state inserite in qualche modo. Ma il mio problema oggi è tutte quelle che restano di là, perché qua in qualche modo se la caveranno, perché poi gli afghani sono molto svegli, molto arguti, possono essere analfabeti, ma se c'è da fanno. Volevo invece arrivare a queste Bamiyan, vi ricorderete i Buddha che vennero distrutti questa è la zona, sono 3000 metri, faceva un freddo già a settembre, immaginate adesso. Questo è un artista, lui non può più dipingere perché fa ritratti, i ritratti sono vietati. Tra l'altro ci ha fatto un disegno bellissimo che adesso ci faremo anche delle borse per sostenerlo in qualche modo. E questo è il quadro, ci fu un grosso attentato 2 anni fa in Afghanistan davanti a una scuola superiore dove morirono 90 ragazzine delle superiori. E questa è un'altra cosa che io faccio spesso con i ragazzi, e credo funzioni anche con gli adulti. Noi ci siamo spesso abituati agli attentati in questi posti. I giornali, se si parla di un attentato da noi in Europa, c'è una narrazione completamente diversa rispetto a quello che succede in Iraq, in Afghanistan, in Siria o da altre parti, perché se non ci sono almeno 200 morti, neanche si dà dell'attentato. Se ce ne sono 4 da noi, come giusto che sia, si dà. Ma la narrazione di un attentato qui è chi sono le vittime, chi sono gli eroi, chi sono quelli che hanno soccorso, chi sono i militanti che hanno fatto l'attacco, chi è intervenuto, perché è successo. C'è tutta una narrazione.
se succede in Afghanistan, sono morte 90 ragazzine davanti a una scuola superiore. Boom. Ma se io vi dico, e questo crea una suefazione al dolore che è completamente sbagliata, è come continuare a parlare della stessa cosa, poi tu dici, vabbè, poverini, però sai, quel posto è selvaggio, che è la stessa percezione che si ha anche dei migranti. Quando io però vi dico che quel giorno, quando c'è stato l'attentato, davanti a questa scuola superiore dove andavano solo delle ragazzine, motivo per il quale è stata colpita, perché non vogliono che le ragazzine studino, c'era un papà che, come tutti i giorni, ha mandato un messaggino alla figlia e le ha scritto in Dari, ma le parole sono le stesse, amore di papà, dove sei? Perché non mi rispondi? Gli ha mandato 112 messaggi quel giorno perché era preoccupato, fino a quando ha capito che la figlia era una delle ragazzine morte. A quel punto i ragazzi a scuola, ma suppongo anche tutti voi, vi immedesimate, entrate immediatamente in empatia con quello che può essere il dolore, la paura di un genitore. E questo si dimentica quando io vi dico sì, ci sono state 90 ragazzine morte, vabbè, poverette. No, quelle ragazzine avevano dei nomi, quelle ragazzine erano le figlie di qualcuno, quelle ragazzine avevano una mamma che ha pianto per loro. E allora già la narrazione cambia. E con l'Afghanistan questo lavoro però è stato fatto, lo abbiamo fatto. E il cambiamento anche del racconto in zone di guerra, dove adesso i civili sono spesso protagonisti, è un cambio che hanno fatto le giornaliste donne. Quando i giornalisti erano solo uomini, spesso delle guerre si parlava solo delle operazioni militari, della diplomazia, dei politici, di quello che succedeva, si facevano grandi analisi, ma dei civili si parlava poco. Adesso ne parlano tutti perché in qualche modo anche noi ci siamo insinuati nella narrazione e abbiamo, e io soprattutto ho scoperto, ma poi ho visto che anche tante colleghe e adesso anche colleghi sono costretti a farlo, che a me la guerra mi fa schifo e basta, che, no, che l'evento in sé non è fondamentale quanto le conseguenze che questo evento può avere sulle persone. Io racconto la guerra attraverso le persone, non le persone attraverso la guerra. E questo per me a un certo punto di questi 20 anni di racconti è diventato l'unico racconto. Io volevo raccontare i civili, volevo raccontare le donne, volevo raccontare le piccole storie che poi rappresentavano quelle grandi. Questa è un'altra storia. Che qua quanto ancora abbiamo? C'è un'altra lettura da fare. Quando ci buttano? Dunque, sicuramente fino alle 7. Poi okay, vediamo. Allora ne racconto due, sì, e poi ecco, mi taccio e no, facciamo l'ultima storia. Se poi vediamo storia, se c'è qualcuno che se c'è, piace di chiedere qualcosa. Adesso vediamo, insomma. Se non ci buttano fuori, noi un po' proseguiamo. Questa mi sono affezionata perché qua ho rischiato quasi la pelle dalla fatica per raggiungere questi qua. I musicisti, esattamente come la società, il resto della società civile, si è nascosta dopo l'arrivo dei talebani. La musica è vietata, loro sono stremati perché non possono più lavorare. Vengo contattata, prima di partire per l'Afghanistan, da una musicista italiana che aveva insegnato a Kabul. C'erano due scuole di musica, quindi una donna italiana che è andata per un anno a Kabul a insegnare la musica, e mi dice: Barbara, io non la conoscevo neanche, puoi controllare? Veramente io ho fatto di tutto per tutti, chiunque mi chiama, addirittura adesso che ero lì mi ha chiamato uno scrittore afghano che sta in Italia e mi ha chiesto: Barbara, mi faresti una cortesia? Dimmi, ci sarebbe da prendere il vestito da sposa per la mia fidanzata. Io sono tornata adesso da Kabul con mezza valigia, dove c'avevo un vestito da sposa gigantesco per questa ragazza. Chiusa parentesi. Questa musicista mi dice: puoi controllare questo amico, collega che insegna alla scuola e gli è successo qualcosa, non riesco a capire? Quindi io cerco questo musicista
che non sono questi, vado a casa sua e lo trovo e mi racconta la sua storia. Lui era un insegnante, chiudono la scuola di musica, un giorno va per recuperare gli strumenti, perché erano strumenti, parliamo di musica tradizionale afghana, quindi qualcosa che in Afghanistan c'è sempre stato, tranne quando ci sono i talebani, musica classica afghana, e lui stava recuperando questi strumenti, tra l'altro anche antichi, preziosi. Arrivano i talebani e cominciano a dirgli, a prendere gli strumenti, a tentare di distruggerli. Lui reagisce e il figlio vede che il padre reagisce, di 17 anni, interviene anche lui, si prende una coltellata e finisce in ospedale, viene operato. E quando lo vedo io, il ragazzino è steso a casa in salotto su un materassino in convalescenza, lui mi racconta la fatica degli artisti, come non possono vivere senza musica, come l'Afghanistan ormai per loro non è più il loro paese, come devono uscire. E io decido di fare appunto una storia sugli artisti, quindi cerco appunto musicisti, pittori, cantanti donne. E questi due in particolare si erano nascosti su una casa, su una collina, che vi assicuro che non avrebbe mai trovato, nessun talebano sarebbe mai andato. Io ho rischiato di morire di fatica. Cioè, un pendio, una scalinata, io col velo in testa schiacciato, vestita, la borsa pesantissima, perché io ho sempre una borsa che almeno se non è 6 kg non si sa che cosa ci sia dentro. Non mi posso muovere. A un certo punto mi sarei tolta tutto, cercavo di togliermi il velo e c'era il fotografo con me che faceva: non ti puoi togliere il velo, qua ci uccidono. E faccio: guarda, muoio lo stesso, quindi vedi tu. Insomma, arrivo lì, sono stata 10 minuti col fiatone con questi che dicevano: ah, bevo il tè, no, aspettate. Insomma, dopo 10 minuti mi ripiglio un po' e tutto il tempo pensavo: se mi dimentico qua qualcosa io non torno più. Insomma, l'intervisto, loro suonano per noi, tanto anche se suonavano lì eravamo su in cima all'Everest praticamente, e torno giù. Passo un mese, io incontro tanti musicisti, questa è un'altra storia che se andate trovate su Radio Bullet, e dopo un mese io richiamo Faiz, che era il primo musicista, quello col figlio ferito, e perché volevo salutarlo, perché era quello con cui ero rimasta più in contatto. E gli dico, e che dentro di me dicevo: cercheremo, quando si aprirà un corridoio umanitario, di farlo uscire insieme a tutti gli altri che sarà possibile far uscire, semmai ci sarà di nuovo. E lui mi fa: Barbara, ti devo chiedere una cosa. E gli faccio: Faiz, ti prego, non chiedermi anche tu di farti uscire, perché in questo momento non si può, a me dispiace, non decido io sono solo una giornalista. E lui fa: no, io non ti voglio chiedere questo, io volevo chiederti se puoi portare fuori il mio strumento, se puoi salvare la musica dell'Afghanistan. E a noi pelle d'oca fino a qua. Il suo strumento era questo liuto antico, grande, cioè così lungo, e quindi andiamo da questo qui e prendiamo sto liuto, tutti commossi, gli diciamo: un giorno te lo ridaremo, o verrai fuori tu, o noi torneremo, quando tornerà la musica in Afghanistan. Insomma, era tutto molto drammatico, perché la situazione era drammatica. Poi un musicista che si separa dal suo, è come la seconda moglie, non si molla, magari mi dava la moglie più volentieri del suo strumento. E noi ripartiamo per il confine verso l'Uzbekistan, quindi un viaggio pazzesco, noi carichi, con pure lo strumento nella sua bella custodia. Arriviamo al confine e lì dobbiamo passare il controllo passaporti dei talebani e poi passare in Uzbekistan, c'è un ponte, si attraversa. Lì, appena mi vede il talebano che mette i timbri, comincia a insultarmi: puttana! Facciamo, che ho fatto? Cioè, ne ho fatte, però insomma ce l'aveva con i miei pantaloni, perché le donne non devono mettere i pantaloni. Quindi però dentro di me dicevo: così si distrae, se non mi spara, tutto sommato, basta che mi metta questo maledetto timbro che me ne vado. E poi arriva un altro talebano che lo ferma, gli dice: no, non ti preoccupare, adesso un po' più gentile, dice, adesso, poi io sono accreditata in Afghanistan, quindi ho il permesso di lavorare dai talebani, quindi in teoria c'è scritto proprio: questa persona non va toccata. Passiamo questo qua, mi mette sto benedetto timbro e c'è il controllo. Al controllo, cioè, vedono lo strumento: ah, ma questo haram, 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 proibito, proibito, proibito. E noi diciamo:
lo abbiamo comprato in città, voi che ve ne frega, lo stiamo portando fuori, perché il nostro timore era che lo distruggesse. E quindi comincia questo tira e molla con la custodia, il fotografo, il talebano. Ma no, l'ho comprato, l'ho pagato, lo voglio portare a casa. E quello no, rama, rama, rama. A un certo punto ci salva, se qualcuno crede in Dio, pensa, la chiamata alla preghiera. Perché la parte la chiamata alla preghiera, quello molla tutto e va a pregare. E noi ci prendiamo zitti zitti il nostro strumento sotto braccio e passiamo al confine. Ora lo strumento è a Roma. Allora, ti informo che ci hanno comunicato ufficialmente che alle 7 noi dobbiamo chiudere, quindi 5 minuti, se allora, voi andiamo, facciamo l'ultima lettura, visto che c'era la... Sì? Sì? Sì, dobbiamo stare comunque nei tempi, quindi dopo... No, facciamo okay. Così, facciamo leggere a lei e poi facciamo la domanda. Eh? No, no, dura un minuto. Ce la facciamo, semmai vengo io poi. Vale. Penelope. E qui la storia di una giornalista finisce. Abbiamo verificato che tutto sommato stanno bene. Non sono più poveri o più sfortunati di milioni di bambini in Afghanistan. Quante storie abbiamo raccontato come questa? Quanti bambini ci sono che hanno perso i genitori, che hanno fame? Forse una volta di troppo. Prendo il giornalista afghano che lavora con me e lo trascino in macchina. Andiamo nella via principale e cambiamo $100, più o meno 10.000 afghani. E ora, amico mio, facciamo shopping. Il bagagliaio si riempie mentre i negozianti fissano questa strana straniera che fa spesa in città. Compriamo 5 bambole, orribili, ma non c'era altro, per 1,50 euro ciascuna. Una macchinina, quaderni e matite per tutti. 9 persone camperanno per le prossime 2 settimane, forse un po' di più. Ma non è ancora finita, perché dobbiamo ritornare a casa di Adigol. Arriviamo, lo trasciniamo verso il bagagliaio e quando lui lo vede pieno, resta letteralmente senza parole. Portiamo tutto nella stanza dei bambini. Vedono il cibo a terra e per un momento di silenzio è talmente assordante che temo si possano sentir male. Mi metto tra di loro e comincio a distribuire le bambole, la macchinina, i colori e le palle. Poi scoppiano in un sorriso ed è come se la stanza improvvisamente fosse pulita e luminosa. Sono così emozionati che non tirano fuori neanche le bambole dalle scatole. Le guardano sorridendo, come se fosse cioccolato. In realtà la storia prosegue, perché è vero che noi li abbiamo aiutati per 2 settimane, poi siamo riusciti a metterci in contatto con questa ONG che si chiama Nove Onlus, che ha aperto dei progetti che hanno incluso delle famiglie, quindi occuparsi di loro, garantire che vadano a scuola, e loro a scuola non c'erano mandati, e poter mantenere non solo la famiglia, non solo i 4 bambini, ma anche la famiglia che li sta, tra virgolette, adottando. E ieri mi hanno detto, è ancora non ufficiale, ma lo sarà a breve, che loro sono stati presi nel programma, e almeno questi 4 saranno accuditi insieme a altre 2 famiglie che ho comunicato e che quindi ovviamente sono solo poco, però per quelli è tanto. Prego. Thank you.
Allora, cerco di essere breve. L'Afghanistan è un paese che ha vissuto in guerra per 40 anni e gli afghani non sono dei ribelli perché hanno dovuto imparare a sopravvivere, quindi si adattano. Loro, nel momento in cui hanno capito che avrebbero perso tutto, adesso a parte lo shock, nel giro di un po' di tempo stanno imparando ad adattarsi e a raggirare certe regole. Per esempio, ci sono alcune attiviste che avevano un NG, adesso hanno messo il nome di un uomo perché ci sono anche dei bravi uomini, e loro continuano a fare di nascosto, clandestinamente, le cose che facevano prima, usando il nome di un uomo. Ci sono dei ristoranti per donne che sono ancora aperti, e loro sanno che i talebani comunque difficilmente vanno in posti dove ci sono solo donne, perché è disdicevole. Non sono ancora pronte a organizzarsi perché sono ancora sotto shock, adesso è presto, ma si stanno già organizzando concorsi, e le ONG internazionali in questo li aiuteranno di sicuro, in corsi, quello che per noi è stato lo smart working, cioè facendole da casa, perché la linea internet funziona. Quindi chi ha un computer potrà continuare a studiare e farlo a casa. Negli anni 90 avevano organizzato scuole clandestine, adesso è ancora più facile, paradossalmente. Difficile quando si parla di violenza, perché le donne sono a casa e quello non le tiri fuori, a meno che l'Europa in questo momento sta usando tanto i diritti delle donne come arma. Volete i soldi, però voi dovete garantirci che le ragazze vadano a scuola. I talebani oggi cosa hanno fatto? A 6 mesi dal loro arrivo, e dopo aver detto le donne non andranno a scuola, hanno riaperto le università per far finire quelle che la facevano, però hanno detto devono essere tutte separate, vengono insegnate solo alcune materie, quindi non c'è più la facoltà di arte, però altre ce ne sono. Non è il massimo, ma è già uno spiraglio rispetto a quello che era prima, usare i soldi per comprarsi dei diritti di fatto, e questo l'Europa lo può fare, non lo fa con la forza che secondo me dovrebbe fare. Intanto coi talebani bisogna parlare, ma mai riconoscerli, secondo me. Però che adesso loro gestiscano lo Stato e che l'Occidente ha perso la guerra in Afghanistan va accettato anche da noi. Che noi abbiamo sbagliato tutto lì è una cosa di cui dobbiamo prendere atto, e se vogliamo agire di conseguenza. Però faranno, io sono sicura che anche le donne che sono qui in qualche modo mantengono in contatti con quelle che sono lì. La rete esiste, bisogna aspettare un attimo che si riprendano, e poi in qualche modo faranno. Quelle che vanno a manifestare ancora sono poche, manifestano, e i talebani le toccano, ma non troppo, perché sanno che finché ci sono i riflettori accesi non succede niente. Appena si spengono, ovviamente fanno quello che vogliono, soprattutto contro i dissidenti uomini. Le donne diventano un caso. Ho raccontato della mia amica? Una mia amica di un NG commediante è stata presa un mese fa, nessuno ha saputo niente. Nel momento in cui il fratello, 25 giorni dopo, ha detto, perché lei ha anche il passaporto canadese, ma il Canada non ha fatto niente, perché poi non ci sono più le ambasciate, non c'è niente, tranne la Cina, guarda caso, la Russia, guarda caso, e l'Iran, e adesso l'Unione Europea ha riaperto l'ufficio perché ha bisogno di parlare, il Canada no, e lei per 25 giorni è stata detenuta coi talebani senza che si sapesse niente. Quando lo abbiamo saputo, io 3 giorni fa ho scatenato il mio piccolo inferno, ma mentre lo facevo io l'hanno fatto anche tutti gli altri, perché lei è molto conosciuta, e 2 giorni dopo l'hanno dovuta rilasciare perché era diventato imbarazzante tenere una persona senza accuse quando tutte ne parlavano. Le altre 4 attiviste che erano state prese e rilasciate un mesetto fa sono state rilasciate perché durante i negoziati con i talebani le Nazioni Unite hanno detto: scusa, ma quelle 4 perché sono in galera? Noi non parliamo finché non le tirate fuori, e le hanno dovute tirare fuori, ma dobbiamo continuare a parlarne. I giornali italiani non sono in grado di gestire più cose, sono gestiti da maschi, una cosa per volta possono fare. Quindi è una guerra per volta, e poi finisce lì.
motivo per il quale io ogni giorno mi alzo alle 5 e faccio un notiziario con tutte le notizie che non si sentiranno sui giornali italiani. Vero è che si chiama radiobullets.com, bullets significa proiettili perché noi spariamo notizie. Il punto è mantenere la continuità, l'approfondimento, la competenza, cosa che purtroppo oggi, mi spiace dirlo perché la mia categoria, non si può fare. Ci sono dei colleghi bravissimi che faticano e ci sono delle bestie che purtroppo vanno in video. E questo però è anche il motivo per cui abbiamo fatto l'incontro oggi. Io penso che noi dobbiamo chiudere proprio perché l'orario è giunto. Vi ringrazio veramente tanto per aver partecipato, numerosi numerosi. Vi auguriamo una buona serata e ringrazio molto Barbara per il suo contributo.